Allora, prendiamo posto, iniziamo. Allora, proseguiamo il nostro cammino di conferenze sulla nostra città. Ormai noi il nostro passo è più lieve e allora abbiamo il tempo ogni tanto di fermarsi, guardarsi intorno, e allora noi vi vogliamo dare la soddisfazione di sapere cosa vedete quando, ecco, vi fermate e alzate la testa per guardare un po' le nostre bellezze. Oggi parliamo del Palazzo Bianchi, palazzo storico che ora ci parlerà il nostro amico Paolo Brogini. Brogini appunto è nato proprio lì, in quel palazzo. Devo dire anche quando è nato, no, non si dice quando è nato. Dai. È nato nel 1966, così ora fate il conto di quanti anni ha. E quindi è un montonaiolo puro sangue. Si laurea in storia. All'Università di Siena con il professor Duccio Balestracci, e quindi nicchiaiolo puro sangue. E lavora presso l'Università. Ha dato alle stampe varie pubblicazioni basate sulla sua tesi di laurea, lo sviluppo urbanistico di Siena fino all'età precomunale. Pubblicazioni in particolare sul borgo di Camollia. Per lui ci sono arrivati gli auguri di Patrizia Turrini, Alessandro Leoncini e Mario Ascheri. Ti hai da aggiungere qualcosa? Lui c'è nato al Palazzo Bianchi, io sono nato di fronte. Quindi un giorno i nostri nipoti parleranno più di dove sono nato io e di dove è nato lui. Andiamo. A Ponte di Romana io sono. Di fronte a te, perché di fronte a te. No, di fronte a te è un montone carino. Anch'io, anche visita. Allora, buonasera a tutti. Si sente? Sì. Vabbè. Buonasera a tutti, io sono Paolo Brogini e appunto, come dicevano Andrea e Alberto, sono nato lì, quindi ne parlo cognizione prima perché l'ho visto. L'ho vissuto e poi perché l'ho studiato un po' brevemente. Allora, praticamente, innanzitutto... Si sente? Che è successo? Da giù? Vediamo un po'. Testi alla fine. Pronto? Sente ora? Meglio? Beh, no? Sì, io. Va bene? Ora sì. Allora, cerchiamo di essere più... Più balestracciani. Più allora, innanzitutto Palazzo Bianchi, come lo potete vedere, è in una posizione particolare. Questa è la pianta del Vanni. Francesco Vanni era un pittore attivo a Siena nei primi anni del Seicento, che a un certo punto, verso gli anni 20, delinea una pianta di Siena particolare perché è fatta praticamente capillarmente, quasi casa per casa, e permette, come quasi in una fotografia dell'epoca, di riconoscere proprio i luoghi particolarmente precisi. Ecco, allora, innanzitutto, dov'è il Palazzo Bianchi? Lo potete vedere in mezzo, non lo potete vedere in realtà, diciamo... Il luogo è quello che va circoscritto tra le vie San Girolamo, quella che scende giù dal ponte di Romana, via dei Servi che si avvia verso la Basilica, che lì vedete senza guglia, che comunque la lasciamo perdere, e la via Roma, cioè la strada Francigena, la vecchia strada Francigena. Allora, questo luogo è importante perché, come potete vedere, è un luogo, la famiglia Bianchi lo ricava completamente dal nulla, perché è completamente diversa l'assetto topografico che vedete qui. Ci sono delle abitazioni praticamente disuguali nel posto dove ora c'è la facciata,
E c'è soprattutto il grande complesso del monastero di Ognissanti. Monastero di Ognissanti che lo vedete dietro con la chiesa, appunto, che è la chiesa di Santa Maria Maddalena, e dietro col cimitero e gli annessi e le terre. Allora, brevissimamente, la chiesa di Santa Maria Maddalena è una chiesa duecentesca dell'inizio del 200, che era nel luogo praticamente davanti al palazzo di San Galgano attuale, dove c'è l'università e ci lavoro io. C'era una scalinata, e voi potete vedere, che portava sulla chiesa dietro il convento. Questa chiesa era stata fondata appunto dai monaci della Trinità d'Alfiano, una chiesa, e comprata dai Sansedoni all'inizio del 200. I Sansedoni l'avevano poi utilizzata come spedale, cioè come ricovero dei pellegrini che venivano lungo la strada, la Francigena. C'erano tantissimi, centinaia di ospedali lungo a Siena, lungo la Francigena. Allora, questa zona è, ricordiamo a titolo di curiosità, che è importante. I Sansedoni la cedono, per esempio, temporaneamente ai frati domenicani, cioè quelli di San Domenico, che vengono a Siena all'inizio del 200, e prima di andare in San Domenico, dove andranno nel 1228, si stabiliscono lì. Quindi dal 1220 al 1228 i domenicani sono a Siena. Sono a Siena nella chiesa di Santa Maria Maddalena e negli annessi. Allora, importante è che per esempio San Domenico, proprio il fondatore dell'ordine, proprio risiede fisicamente nel 1221 mentre sta andando a Bologna, dove poi morirà. Questo per dire praticamente, ecco, possiamo vedere poi nell'altra immagine la zona della chiesa. Ecco, vedete nel rosso, potete vedere il volume, quello rosso, quello giallo è la chiesa, vedete la scalinata davanti il palazzo San Galgano. E poi quello è il Palazzo Bianchi, già costruito, ma voi immaginate che nei volumi, grosso modo, occupati da parte del palazzo, c'è il convento, l'ex convento di Ognissanti. Allora, praticamente questa è la situazione precedente appunto ancora avanti, Roberto. Ecco, questa è proprio la pianta della chiesa, Santa Maria. La Santa Maria Maddalena è importante anche perché all'interno, perché poi questo convento verrà abitato dai monaci di San Galgano, in Valle di Merze appunto, che alla fine del 400, qui si vede proprio, piccolina la foto, comunque è il palazzo di via Roma, senza impalcature sotto, e sono annose, speriamo le levino prima o poi, che viene fondata alla fine del 400 e ospita gli abati di San Galgano. C'era la guerra delle compagnie militari che devastavano il contado. Che succede? Succede che gli abati vengano a Siena per difendersi, per avere protezione, hanno un palazzino, insomma, abbastanza bello sulla Francigena, davanti hanno la loro chiesa e il loro convento, che passa a loro, quindi, e ci stanno fino a grosso modo all'assedio di Siena nel 500. Dentro la chiesa Maddalena c'è la testa di San Galgano, viene portata anche quella come reliquia importante, trasportata dal posto dove, non da Monte Sieti, ma proprio dall'abbazia, fino alla chiesa di Santa Maddalena. Poi andrà al Santuccio, che prende il nome appunto proprio dal santo, dalla testa, il santo piccolo, il Santuccio. E tant'è vero, è rimasto se voi passate da via Roma sotto il giardino, dove c'è un'edicola che ora è un po' rovinata purtroppo, con un tabernacolo molto bello del 1400 del figlio del Sassetta, che era anche lui uno scultore bravo, dove c'è praticamente il reliquiario che conservava la testa, cioè la reliquia della testa, e ora è stato murato lungo il muro praticamente. Bisognerebbe restaurarselo anche lì, perché, però ecco, per rendersi di l'idea, quella un'eredità quindi della chiesa della Maddalena, che viene poi, come vedremo, distrutta
alla fine del Settecento la famiglia Bianchi. Allora, questo luogo è, quindi abbiamo visto, particolare, è, da un punto di vista è quasi una quinta scenografia, è molto bello, si può vedere anche ora venendo dalla città, usciti dalla porta San Maurizio, abbiamo questo slargo, Ponte di Romana, con questa quinta quasi scenografica, e appunto per la sua posizione viene cominciato nel Settecento, alla fine del Settecento si comincia anche a pensare di, appunto, di dargli una dignità superiore a quella che aveva in quel periodo. Tant'è vero, viene pensato come sede addirittura del Collegio Tolomei, che poi andrà invece nel Palazzo Piccolomini, però è una delle destinazioni che era stata presa in esame è quella del palazzo, appunto, odierno Palazzo Bianchi, e all'epoca quel casseggiato, insomma, per intendersi. Poi non verrà fatto, però rimane l'idea di, appunto, di costruire questo palazzo, rimane l'idea di edificare qualcosa. L'idea viene presa, viene colta da una famiglia di Siena, i Bianchi Bandinelli. Chi sono i Bianchi Bandinelli? I Bianchi Bandinelli innanzitutto sono i Bianchi, sono praticamente il risultato dell'unione fra due famiglie. I Bianchi sono una famiglia di nobiltà, diciamo, recente, parliamo del 400-500, e sono del Monte del Popolo, sono risieduti nel governo di Siena nel 1523 e sono popolari. I Bandinelli, da cui i Bianchi poi comprenderanno il titolo di conti, sono invece importanti nobili proprio della Siena comunale, hanno dato dei papi, pensiamo a Alessandro III, quello fondato Alessandria, che combatteva contro il Barbarossa, era nato in Camollia, era nato nel palazzo dove c'è la Costa Paparoni, lì si innalzava il palazzo Bandinelli Paparoni, appunto perché dei papi, chiamato, che ora non è si vede poche cose leggibili, comunque loro stavano lì, quello era il luogo originario della famiglia, appunto Camollia. I Bianchi invece vengono probabilmente dal contado, si inurbano a Siena, prendono questa famiglia e nel Settecento prendono il titolo di conti e diventano Bianchi Bandinelli. Quello che comincia a pensare di edificare un palazzo in quel sito, in quel luogo, è Anton Domenico Bianchi Bandinelli. Chi è Anton Domenico? È un nobile, appunto, che ha quest'idea e comincia a lavorare acquista questi casamenti lungo via San Girolamo, dove ci sono, e praticamente nel 1700 innanzitutto comprano i Bianchi Bandinelli l'eredità, quindi le cose del convento di Ognissanti che erano state dismesse con le riforme napoleoniche, cioè erano passate al demanio, e loro l'acquistano, non le, ho detto una biscrata, col Granduca, scusate, fate conto, non abbia detto niente, col Granduca, no, ho detto una, ora mi sono reso, può capitare, allora, sì, mi capita spesso di biscrare, ma insomma, vabbè, comunque diciamo, acquistano questi immobili e cominciano a costruire e la prima acquisizione è la facciata, eccola qua, la facciata su via San Girolamo, viene ultimata nel 1795-96. E comunque diciamo, ancora siamo in un'epoca, appunto, in una facciata non modesta, insomma, una facciata discreta, ma non è stato ancora concepito il progetto di fare un grande palazzo a Reggia, che poi sarà del figlio di Anton Domenico, di cui parleremo ora, che sarà Giulio Ranuccio Bianchi, noi lo chiameremo per comodità Giulio, perché vabbè, Giulio Ranuccio era il nome completo. Allora, Anton Domenico quindi costruisce questa facciata che è ultimata nel 1796 e poi i lavori passano al figlio. E qui occorre spendere delle parole per questo figlio. Questo figlio è importante a livello senese, è un personaggio che ha fatto la storia di Siena. Perché? Innanzitutto è una persona brillante, una persona che non ha fatto grandi studi, dicono, però è una persona molto intelligente, molto ambiziosa e è capace di, una volta molto importante, di stare sempre a galla. Cioè questo
passerà varie epoche politiche, vari governi, lui rimarrà sempre lì, perché è capace di accattivarsi il favore sia popolare sia anche governativo, cioè sia popolare che politico, e quindi lui riesce ad adattarsi, è proprio come un Talleyrand, che era un politico francese che rimane in tutto, lui passa la rivoluzione francese fino al congresso di Vienna e lui fa lo stesso nel suo piccolo. Allora il Bianchi cosa fa? Il Bianchi inizia, lui praticamente procede usufruendo della sua grande popolarità così a dare forma al suo grande sogno, che è quello di costruire un palazzo personale che sia qualcosa di più di un palazzo gentilizio, un palazzo che, incontrando il gusto dell'epoca, sia una reggia, una vera e propria reggia. Inizia e il primo avanzamento dei lavori è fondamentale, quello del 1804. Nel 1804 viene completata, viene fatta, viene portata 4-5 la facciata su Via Roma. La facciata su Via Roma è l'ingresso di ora, come potete vedere, e praticamente innanzitutto il colore è particolare, il colore che è stato ripreso nel restauro del 1997-98, che fu fatto con l'allora legge Persiena, per cui si poté in un qualche modo procedere a rifare, insomma, questo lavoro, e altrimenti sarebbe stato impensabile, oggi sarebbe impensabile una cosa del genere. E comunque, diciamo, non solo questo, procede il colore verdino è un colore verde chiaro, verde acqua, che è tipico del Settecento, si ritrova a Roma, si ritrova a Venezia, è un colore, si ritrova anche in alcune ville del Palladio, a cui si ispireranno, dunque, gli architetti che portano assieme. Gli architetti scelti già prima per concepire questa opera è un architetto che è stato abbastanza negletto, non preso molto in considerazione, si chiama Giovanni Bartalucci. Giovanni Bartalucci comunque non è poco così disprezzabile come, non disprezzabile, comunque poco come più o meno la critica ufficiale lo ha. Tant'è vero che lui insegnava nella scuola di disegno dell'Università di Siena, che è stata studiata poi da Leoncini, Ciampolini, appunto, e praticamente lui è l'insegnante degli architetti più importanti dell'epoca, architetti che già cominciano a essere neoclassici, diciamo, che sono Lorenzo Santi, importanti per Siena, Lorenzo Santi e Serafino Belli sono i più importanti, e poi faranno nella provincia qui. E diciamo, questi architetti, questo architetto appunto muore però presto, già diciamo l'impronta nel 1804 è già delineata, perché oltre alla facciata ne parla il Bandini di queste opere. Purtroppo, ecco, la fonte più importante di cui noi siamo in possesso è il diario di Antonio Bandini. Chi è Antonio Bandini? È un personaggio, insomma, un cronista, un po' grafomane, che si diverte a scrivere tutto di Siena. Però è importante perché, grazie al suo zelo, insomma, al suo estro, alla sua pazzia, insomma, lui ha non so quante centinaia, cioè veramente ha scritto per anni e anni di tutto, dal palio alle cose più strane. È il più grande cronista e il maggiore, diciamo, il nostro informatore per quanto riguarda le vicende costruttive, poi si vedono guardando. Allora, qui intanto si vede la corte interna con... Allora, l'ingresso, che ora qui si vede poco, perché cioè non si vede per niente, però comunque è un porticato con tre campate, cioè tre zone ellittiche, cioè fatte ellisse, con pietra in terra e
la corte interna appunto è decorata e gli stucchi sono di un artigiano di Lugano che si chiama Pietro Rossi. A lui si deve le decorazioni. Al centro c'è l'esedra appunto con c'era, perché ora poi vi racconto è successo, la statua di Ercole. E quella è Ercole, sarebbe Ercole. Cioè c'era fino a maggio dell'anno scorso, poi un'ottima operazione di pulitura per i piccioni con la cosa è stato centrato e portato via. Ora speriamo che prima o poi i resti sono stati messi da una parte, speriamo venga ripristinato prima o poi. Comunque, ecco, qui lo vedete fuori, era in questa esedra, in questa dove c'è stato ricavato la porta, come quinta scenografica, e dentro c'era questa statua di Ercole. Poi ci sono queste le decorazioni ufficiali, oltre che a Rossi, si devono a un pittore, anche questo si è detto minore, si chiama Vincenzo Dei, che era di Livorno, e qui vediamo una quinta, si trova su con busti del Rossi. Oltre a questa, ovviamente, all'esterno, innanzitutto, va avanti, Roberto, allora, cosa fa il Bianchi? Non si limita all'esterno, per costruire una reggia bisogna pensare anche agli interni, e per pensare agli interni si chiama un artista molto di moda nel periodo, che aveva lavorato a Siena nella fine del Settecento, è un milanese, si chiama Luigi Ademollo. Questo pittore neoclassico, bravo, ha lavorato in vari palazzi senesi e viene chiamato, è un pittore neoclassico, un pittore abbastanza bravo, viene coadiuvato appunto, vedete questi stucchi, sono tutti di questo Rossi, mentre la pittura, gli affreschi sono di questo Luigi Ademollo. Qui per esempio vediamo, si trova questo affresco stavolta nell'ambiente della famiglia Piccolomini Bandini. Ecco, nel salone principale c'è questo affresco, ci sono altri affreschi suoi, altri sono del Dei e di altri aiuti, sono minori, però ecco, l'Ademollo viene incaricato e lavora appunto per non si limita chiaramente per conto di Giulio Bianchi. Giulio Bianchi, oltre a lavorare la Demollo, fa un'operazione di restyling completamente nuova e utilizza anche, per essere alla moda, utilizza la mobilia, i mobili, tutto. Questo è sempre un particolare appunto dell'opera più importante, che è il matrimonio di Alessandro Magno, che è una di quelle storie che si vedono nell'affresco più grande. Ecco, questi sono gli stucchi di Pietro Rossi, potete vedere da vicino i dettagli, questi lavori. E poi, ecco, questa è la mobilia. La mobilia potete vedere in stile impero e direttorio, si chiamano. Ancora avanti si vede meglio. Forse, eccole qua. Purtroppo queste cose sono andate perdute nel 1924, dopo alienazioni non ci sono più. Cioè, gli affreschi sì, chiaramente, gli affreschi sono ancora presenti, però la mobilia che era tutto il palazzo, il piano nobile e cose così, era concepito con le sue porte, con le sue in oro, in stucchi, in legni pregiati, con delle tappezzerie di seta, materiali preziosi, una reggia. No, non ha fregato nessuno, cioè, non l'ha fregato, ci fu un problema di successione, credo, per cui nel 1924, non so se sono stati portati in altri posti, per cui un po' di roba è stata trasferita. Ecco, è stata trasferita, per cui non è che è stata rubata. Siamo al tempietto. Esatto, poi si fa. Allora,
Un'altra cosa, inizia a pensare il Bianchi, oltre all'interno, all'esterno, così, al giardino. Questa sarà una caratteristica e poi lo amplierà. Già nel 1804 il Bianchi, dalla parte rivolta verso il giardino, opera un, diciamo, grazie ai successori del Bartolucci, questa facciata tipo palladiano. Palladio, non so se avete sentito parlare, Andrea Palladio, il grande architetto veneto, benissimo. E ecco, questo è il tempietto con quattro colonne col pronao, che sarebbe questa struttura gettante in avanti, con quattro colonne doriche, e appunto c'è questa facciata a ferro di cavallo che dà su questo giardino, che poi verrà, come vedremo, ampliata dal Bianchi. Il Bianchi in questo periodo è nel suo momento di maggiore splendore. Questo ancora, questo è moderno, vediamo la cosa come la vediamo oggi. Il Bianchi, ecco, quanto parlo l'altro del Bianchi, poi si va su. Allora, il Bianchi, tornando su di lui, Bianchi nel 1804, abbiamo visto, è già reggente e si occupa appunto della politica senese, ed è praticamente al comando del governo. Nel 1800, questo con il governo del Regno di Etruria, lui è già sindaco, governatore della città di Siena. C'è il Regno di Etruria, viene a visitare il palazzo e verranno molti sovrani e molte persone importanti. Maria Luisa, che è la regina di Etruria, viene ospite sua con altri importanti ospiti, e lui si fa conoscere, lui predispone dei festeggiamenti inusitati, degli accorgimenti e dei preparativi fantastici, che saranno sempre più grandi, fino a culminare nel 1718, in corrispondenza, 1818, quando arriverà proprio l'imperatore, sarà ospite. Pensate, nel 1818, al posto della ghiaia, verranno predisposti dei confetti in terra, e sui rami degli alberi verranno messi dei dolci, dei dolci canditi. Tant'è vero, addirittura lo stesso imperatore rilevò che questa accoglienza era eccessiva per lui, pensate un po'. Comunque, tornando indietro, ci aveva soldi. Allora, praticamente, tornando al 1804, appunto, già il Bianchi si fa conoscere e fa vedere questo palazzo con tutta la mobilia, con tutto questo, loro, e il giudizio è che appunto sembra di essere nella Reggia di Alcino, che è un personaggio omerico, e a loro infatti si ispira al classicismo del Bianchi, insomma. Il Bianchi appunto in quel periodo è all'apice, e poi del resto nel 1810 sarà maire con i francesi, cioè sindaco. Nel 1813 sarà confermato, nel 1814 sarà appunto il sovrintendente del Dipartimento d'Ombrone, nominato da Gioacchino Murat, e poi nell'anno dopo, quando c'è la restaurazione, sindaco ancora con Ferdinando de' Medici, cioè di ripristinato, sempre lui. E quindi resterà nella carica fino al 1824, l'anno della morte. Quindi lui cambia tutto, ma rimane lui, perché era uno che ci sapeva fare, insomma, e sapeva guadagnarsi, sia, come abbiamo detto, sia il favore dei potenti per le sue qualità, perché dice non è che fosse una rivista, dice era anche uno nei rapporti umani molto, molto bravo, appunto, molto valido, tant'è vero ne parlano tutti bene, e se no, sarebbe stato difficile anche pensare, insomma, che rimanesse, insomma, a dispetto dei santi lì con tutti questi governi. Diciamo, a quel punto il Bianchi non si limita, quindi ci sono altre due, un'altra opera, per esempio, sempre di tipo pretto stampo neoclassico, che è questo tempietto, che è ancora esistente,
di stile neoclassico, è anche questo molto, molto pulito, che esiste ancora, e poi ne farà un altro ancora di tempietti che ora non è più presente, vediamo se, che è il tempietto della riconoscenza, vediamo se c'è dopo questo, sì. Però questo è più tardo, è di un decennio dopo, e anche questo ora non esiste più qui perché è stato smontato anche lì dopo il 24 e portato nella Villa Le Coste a Monteriggioni, perché dunque questo è chiamato il tempietto della riconoscenza, che lui edifica in onore di Ferdinando il Granduca, ecco, proprio in suo onore. Quello è sempre nella proprietà del Lenzi, sì? Sì, nel giardino. Torna indietro. Vorrei aggiungere una cosa, sì, sì, sulla famiglia Lenzi. Questo tempietto, negli anni, tanti anni, dove devo parlare? Qui? No, quello c'è sulla tavola. È lì dietro. È dietro lì. Vai. Un giorno, potrebbe anche valere la pena, ma bisogna andarci un po', a fare visita a questo giardino, il famoso giardino Lenzi. Cosa c'è dentro? Massimo, che sono due fratelli anziani più di noi, ecco. Massimo e Beppe sono pazzi furiosi tutti e due, Beppe un po' di più. E Massimo prese, da giovane incominciò a scavare in questo giardino, perché un giorno trovò un ciottolino, cominciò a scavare e ha tirato fuori delle cose semplicemente meravigliose, un fauno alto così, ha trovato dei vasi, cioè tutte le reperti erano all'interno del convento e forse addirittura anche sotto il convento. Però ecco, cosa di particolare questa famiglia Lenzi? Questo tempietto subì un fulmine e un albero lo buttò giù e praticamente lo fracassò completamente. Era aperto in due, da qualche parte ci deve avere ancora le foto. Cosa ha fatto Massimo Lenzi? L'ha ricostruito completamente a sue spese, non ha chiesto niente a nessuno, né all'intendenza, al comune, niente. E l'ha rifatta e secondo me vale la pena, magari un giorno, di andare a vederlo. Però ha detto che bisogna essere un po', o si fa delle tournée e vedere, cioè in questa, poi l'ultima e poi concludo, all'interno di questo tempietto si vede qui, ve la indico con la freccia, questa è una statua che sembra appartenga, sia stata disegnata addirittura dal Canova. Antonio Canova. Poi pensate a quei tempi, quanto spendevano per l'arte. Grazie. Vai. No, allora, infatti questo, no, allora, il problema... No. È tutta un reticolo, è tutta una serie di reticolati, ormai non esiste, cioè l'unitarietà del giardino è persa perché c'è vari proprietari, ognuno ha recintato la zona. Per cui non so nemmeno quanti so io, perché io ho visto due forzioni, ma ce n'è altre, insomma. Ce n'è altre. Quello di Massimo e Beppe è questo qui, quell'altro del professore. Dove stava la mia zia, che era la che ora non ha più, che era la moglie perché un periodo è stato anche di Arturo Villigiardi, il piano nobile, esatto, no, del palazzo però, della zona guardando via De Servi, quella zona là, ora si chiama Condominio B, insomma, per intendersi. Noi, e praticamente era di questo di Arturo Vigiardi, che è il grande artista senese della Tartuca, e lui aveva appunto mia zia, la moglie, la mia sorella di mio babbo, insomma, aveva sposato il figlio di Arturo, che si chiamava Paolo Memmè, peraltro Paolo Vigiardi, e loro avevano appunto una zona di giardino ampia, però
non sul fianco di Lenzi che è frontale, ma su uno laterale, quello su. E quella era un'altra zona, io ho visto quello. E il giardino, tornando a quello, è stato fatto, è stato ampliato, perché abbiamo visto nel 1804 e Bianchi compra volumi del convento Ogni Santi. Nel 1811, il Bianchi, sempre Giulio, il Ranuccio, fa questo giardino alla francese, che è un giardino particolare. Io non so, un esperto, diciamo un architetto, come dicono oggi, di botanica, insomma. Però praticamente era un giardino bellissimo, curatissimo, con piante di bosso ai lati, con agrumi, con un reticolo di vie che erano tutte piene di ghiaia, che poi abbiamo visto verrà sostituita da confetti quando arriverà il più imperatore. E appunto ci sono ancora dei castagni che sono settecenteschi, infatti poi sono... C'è due particolari, sono belli. Sono belli e sono altissimi, perché anche lì c'è cascato qualche fulmine. Comunque... La festa che fecero nel Montone sì. 20 anni fa, sì. Dentro quel giardino, sì. Mm-hmm. Ma è solo quello giardino o ce n'è un altro? Ce n'è un altro, quello di cui sto parlando. No, allora, i giardini di Lenzi sono due. Uno è della famiglia Lenzi, Massimo e Beppe, e uno è del professor Lenzi, che non è visitabile. Non sono parenti. Non sono parenti, assolutamente no. Sono tutte due famiglie Lenzi, ma... Sì, e poi c'era questa qui, che ora ha preso la famiglia Favilli, che era quella del mio zio, che era Villigiardi, che anche questo era... questa parte appunto di qua, però ora non ci sono più Villigiardi, dalla fine degli anni 70 noi siamo gli eredi, io sono erede, ma erede di dalla parte di là, insomma, non so, parenti. Sì, ma... Sì, ma no, lui li sono di Pasquale, no, quelli erano, no, quello Villigiardi, credo, ora vorrei dire una bischirata, sia discendente di Pasquale Villigiardi, che era fratello di Arturo. Arturo Villigiardi era quello che poi non fece il successo, insomma. Arturo era quello bravo, insomma, che poi è diventato pittore, scultore, architetto, che non è valorizzato abbastanza per quanto è stato bravo. Io dico, perché avendoci anche delle cose in casa sue, come altri, posso garantire che... Aspettiamo che qualcuno si dia, insomma... Qualcuno si ricorda come lo chiamava il Conte Chigi? Ricordate quando si è fatto poche settimane fa la serata, si parlava del Conte Chigi? Come lo chiamava l'architetto? Sbagliato. Bravo! Lo sapevo, eh? Che li fe... Allora, andiamo avanti, niente... Dicevamo il giardino, appunto, il tempietto, poi siamo arrivati quasi, diciamo, quasi alla conclusione. Il Conte Bianchi avrà poi, non finisce qui, perché il Conte Bianchi ha dei figli con cui, soprattutto il primo di primo letto, che lui si sposa due volte, che è Mario, che è poi, come diceva lui... Poi si riprende. Riprendiamo. È Mario Bianchi Bandinelli. Mario, la dico subito. Dilla subito, almeno si può. Allora, Giulio Bianchi. Scusa. Dunque, vediamo se vi rinfresco la memoria su un annetto fa, quando c'è stato Andrea Boscu, qui nipote di Ranuccio Bianchi Bandinelli. Abbiamo fatto un bel pomeriggio parlando di Ranuccio Bianchi Bandinelli. Andrea ci promise merenda a Geggiano. Te sei ricordato subito, della merenda. Allora, Ranuccio Bianchi Bandinelli era figlio di Mario Bianchi Bandinelli, che nel 1910 era sindaco, è stato anche priore del Montone Vittorioso. E il nonno di Mario Bianchi Bandinelli si chiamava Mario Bianchi Bandinelli, ed era il figliolo di Giulio, quindi noi si sta parlando di una storia che raccoglie 6-7 generazioni e di cui ancora nessuno
ci aveva messo le mani su questi personaggi. Noi siamo stati i primi a studiarli. Comunque, tornando a Mario, qual è Mario? Mario è un appunto è importante, ma è diverso profondamente diverso dal padre. Innanzitutto, lui è giacobino, lui frequenta il caffè della contessa Mocenni, che era una delle amanti o comunque amica dell'Alfieri, che aveva lì in Pantaneto dove c'è il bar, per intendersi. C'erano vari personaggi importanti, cioè importanti nella scena di quell'epoca. Uno di questi è Mario Bianchi Mantinelli, giacobino, schivo, per quanto il padre era ovunque, lui invece amava vita ritirata, non attratto dal mondo nobiliare, come invece il babbo era oltre. Tant'è vero che lui sposa una certa Teresa Regoli, che è chiamata dall'epoca ignobile, nel senso ignobile di costumi, non nobile, e per questo motivo entra in attrito col babbo, che lo elimina dall'ascite testamentario del Palazzo Bianchi. Quindi lui non ci mette mano nel Palazzo Bianchi, Mario. Però Mario dice: non mi dà il Palazzo Bianchi, e si costruisce la villa Il Pavone. Ecco, Mario Bianchi Mantinelli, cioè non è che la costruisce lui, lui è quello che progetta proprio per cavoli sua, negli anni 26-27, affida a Agostino Fantastici, come avrete sentito parlare, quello ha fatto il liceo, ha fatto tantissime cose, e tant'è vero che anche Mario Bianchi Mantinelli, col Fantastici, e il Dei che ritorna, Mario Bianchinelli è stato priore, non Mario, oltre Mario Bianchinelli, lui parlava lui, anche Mario Bianchi Mantinelli, figlio di Giulio, è stato priore del Montone. E cosa fa per il Montone? La chiesa della Commenda di San Leonardo, che ora è sconsacrata dove c'è il museo, affida il restauro completamente, distrutta, molto rovinata dal terremoto del 1798, lui la affida alla cura del Fantastici. E poi la rimette a posto, insomma, con delle trovate, quella poi è stata alterata negli anni 30, però l'assetto moderno, con affreschi del Dei, che è quello che aveva aiutato la Demollo, se vi ricordate, nel palazzo, che era questo professore di ornato. E non solo qui, il Dei e il Fantastici lavorano anche nella chiesa della Tartuca, negli stessi anni. Fanno queste cose qui. Tornando al Pavone, quindi si diceva, lui prende questa zona e ci edifica, però in stile completamente diverso dal padre. Lui si deve mettere, sia perché è un periodo diverso da un punto di vista stilistico, artistico, perché siamo, padre era 20 anni prima, lui dopo, però praticamente lui costruisce questa, cioè fa costruire e fa progettare dal Fantastici Questa villa del Pavone, che poi rimarrà appunto della famiglia, anche Mantinelli, appunto anche Bilaluccio. Fino alla morte di Mario. Fino alla morte di Mario, sì. Cioè, dove c'è stato, tra l'altro, Aldo lì lo può dire, c'è stata fatta anche addirittura una scena della vittoria della Contrada del Montone, negli anni, quando era Aldo? 1910, addirittura. Allora, quindi praticamente questa è in sintesi, molto, molto sinteticamente, la storia appunto Mario Bianchi Mantinelli appunto si intrappone al padre, il padre sempre al vertice, muore nel 1824 e viene però ricordato molto dai senesi del periodo, tant'è vero che, come potete vedere, gli viene tributato un monumento funebre che si trova nel porticato del rettorato dell'università, via Banchi di Sotto 155, e quello è di Pietro Tenerani. Si vede in alto, si vede appunto proprio il busto, la testa insomma di Mario Bianchi Mantinelli, e poi una ode alle virtù civiche di Mario, appunto, di Giulio.
no, ho detto Mario, ma era Giulio questo, che muore nel 1829. Il monumento è del 1829, quindi 5 anni dopo, però la fama rimane e rimane appunto il lascito materiale e morale di quest'uomo, appunto, che è la storia del Palazzo Bianchi, che è questo appunto, questa sua grande fama e questa sua grande abilità e questo suo sogno appunto di costruire questa reggia, di costruire il primo, non qualcosa di più di un palazzo gentilizio, cioè un palazzo nobiliare, proprio una reggia, come un sovrano, perché questo era Giulio Biancandelli, un sovrano in Siena, però un sovrano, basta. A posto. Giulio Bianchi Bandinelli era anche lui pazzo furioso, certo. E quando per l'inaugurazione di questo palazzo, Palazzo Bianchi, invitò i due popoli delle contrade del Montone e del Nicchio, certo. E del Nicchio ad una cena per l'inaugurazione, dove dice cominciarono a una cert'ora e non sanno quando hanno ma finito. Non solo, aveva fatto una fontana di Montone con una nicchia che gettava vino, vino buono, certo. Sì. E poi anche lì in quell'occasione gettarono dalla finestra questi dolcini, oggi certo. Si chiamerebbero confetti, biscotteria, e fu, e dice, fu fatta una pace delle tante famose, fu fatta una delle tante pace poi il Nicchio e il Montone, sì. E poi se ne scordarono, sì. Allora, il palazzo il palazzo non è visitato, cioè, una bella domanda, senta signore, il discorso è che è divisissimo in tutte le proprietà, la zona del piano nobile, quello del palazzo è di Contessa Piccolomini Bianchi, Piccolomini Bandini, Naldi Piccolomini Bandini. E lì c'è una casa bellissima, ci sono stato, no, per motivi così condominiali, c'è una casa bellissima, una parte sta andando a male, la parte dei Lenzi, quella non dei Lenzi, la Lenzi del professor Lenzi, perché lite tra fratelli, è chiusa, c'è stato varie cose, poi l'hanno chiusa e non si sa bene. È un fratello in America, la sorella, sì, la sorella c'è la casa in Piazza del Campo, no, non so se c'è ancora Piazza del Campo, prima l'aveva la Piaggia della Morte. C'è due. Ah, allora. Qui nella Piazza del Campo c'è la finestra. Sì, sì, va bene. Su un altro. Va. Fanno la finaccia perché lei pensi c'ha le persiane che stanno cascando. Cascando, insomma, non so presente come funziona. Non c'è manutenzione. Non c'è manutenzione, quella sulla corte interna e le persiane dalla parte. Entrando dalla parte sinistra sono lasciate se stesse e dentro io non lo so perché lì non ci sono mai stato, ecco, quindi non le potrei, però so che c'era una stanza, c'avevano dei problemi di infiltrazioni, ci dovrebbe avere delle affreschi anche lì, però io ecco ci so, infatti no, una stanza grande dove c'è la terrazza, sì sì, certo certo, infatti. Sì, allora, allora quegli affreschi lì che sono nel piano nobile, nella sala, eccolo, bello, allora, . Bello, questo è il, si vede qui questo, dunque, ecco qui, si vede il matrimonio, si vede di Alessandro Magno con la moglie Rossane si chiamava. In più ci sono altri episodi appunto relativi a questo, poi ce ne sarebbe un altro, però non si vede, è importante, però qui non ce l'ho, che è il sacrificio di Numa Pompilio, che è uno dei re di Roma. Comunque sono scene classiche tratte dalla classicità. E appunto queste sono scelte dal pittore,
per raffrescare con episodi appunto di classicità di cui si ispirava la vita appunto anche di Giulio, insomma, aveva questo riferimento. Che appunto, questo è bello, questo l'ho visto, è bellissimo. Poi potete vedere se i colori poi ci sono appunto le tappezzerie di seta, quelle sono rimaste, che si vedono alle parti. Stucchi e ori, quelli ci sono. È la sala, no? E la sala è da sopra dove state voi, sopra lì. Poi c'era un'altra cosa, una cosa non ho parlato, ma se, visto tanto ci siamo, c'è tempo. C'era il teatro, non se ne è parlato. C'era il teatro e c'era la cappella, che era molto importante. La cappella, ora c'è la caldaia del condominio. Tanto, bisogna dirle le cose. Era un gioiello la cappella. No, è lì proprio dove c'è lo stemma, lì davanti alle scale, quella era la cappella, dove c'è quella era la cappellina. C'erano delle opere importanti che poi sono state portate via, alcune proprio rubate, in quel caso rubate. Era importante, una famosa era la Madonna del Presepio, che era un'opera importante, che sparì all'inizio dell'Ottocento, era lì, nell'altare di questa cappellina, che lui aveva preso utilizzando parecchio anche opere provenienti dall'abbazia di Montoliveto. Alcune opere, alcune le avevano riviste, ma non perché le aveva rubate, dal Mazzoni in antiquario. No, allora, specifichiamo bene, non voglio... No, ho letto che poi erano state vendute, comunque sì, acquisite. Alcune invece proprio rubate, non si sa che fino a, come questa Madonna del Presepio. E poi invece il teatro invece se ne sa poco, io non lo so, il teatro ho visto non c'era grossa, ne parlano molto. Era un teatro proprio con platea, con un palcoscenico, proprio un vero e proprio teatro. Ma sempre nel palazzo? Sì, certo. Cioè, c'era tutto nel palazzo, c'era tutto. Era una reggia, era tutto, era autosufficiente. Sì. Vorrei, prego. Allora, dicevo, quanto è sopravvissuto della parte della villa del Pavone? Perché poi c'è stata la costruzione del pensionario. Con la parte egizia la portò tutta Ranuccio laggiù, la piramide, la sfinge. Però con la morte di Mario, Ranuccio non aveva più la possibilità del babbo. Non aveva più la possibilità, il tempo e la voglia di mantenerla, e fu lui che decise di vendere tutto. E credo dopo pochissimi anni, con l'intervento delle, mi ricordo se erano frati, insomma, quello che c'erano, cominciarono a smantellare, ma durava parecchio. Lo smantellamento non è che è stato in pochi mesi, è durato diversi anni, fino ad arrivare poi. Sì, fu trasformato, non è che lo va. Fu trasformato piano piano nel pensionario da questi frati. Non mi ricordo se erano frati. Che erano dei frati, ma non, in questo momento non mi ricordo, anche perché la testa. Però vi volevo raccontare un episodio. Parte storia e parte un po' meno. Forse se ne è parlato al suo tempo di quando il mio babbo fu fatto prigioniero di guerra a Caporetto. Germania, Austria, prigioniero, prima di ritornare ci voglie tanto dopo la vittoria, arrivò a Milano giusto in tempo per arruolarsi con tutte le truppe che andavano a Fiume con D'Annunzio. Siccome era alto e bello, D'Annunzio lo scelse come suo caporale. Era il caporale, lui è stato il caporale della notte, vero, c'ha le medaglie, fiumano e così via. Al ritorno, quando ci furono i problemi, tornò a Siena, poi si sposò nel 22 e andò a vivere lì al Ponte di Romana, dove siamo vissuti per 50 anni, 60 anni. Il D'Annunzio aveva la villa a Fiesole e quando passava, andava a Roma, doveva passare da Siena, si fermava a Siena al Ponte di Romana, diceva, il babbo diceva, e si fermava per pranzo. Qualche volta si sarà anche fermato per pranzo.
ma più delle volte andava a Palazzo Bianchi, dove era molto amico della marchesina Bandinelli. Punto. Va bene, va. Domande, ragazzi? Non ci sono domande. Bene. Allora, aspetta, Roberto. 1804 ci fu l'inaugurazione. Allora, l'inaugurazione sono 1804. Sì, sì, 1804. Cioè Roberto ci vuole fare una domanda. No, non c'è il parlavo, io volevo fare una aggiunta. Voglio dire, in tempo di guerra era stato requisito, ti hai detto, pensionario, c'era figlioli degli italiani all'estero. In tempo di guerra ci stavano loro lì, cioè sarebbero stati le persone italiane che erano all'estero e tenevano i figli in Italia, avevano messo in questo istituto giù al Pavone, sì, si chiamava Figli dell'Italiano all'estero, e ci stavano loro. Tutto il tempo di guerra ci sono stati loro. Io non mi ricordo, perché io ci sono stato laggiù perché ci lavorava la mia mamma, e non mi ricordo di aver visto frati però in quel periodo lì. Stavano i frati, comunque io dei frati non me lo ricordo. Mi ricordo c'era una serie di inservienti, di persone che lavoravano lì, ma io non c'ero. E poi nell'immediato dopoguerra, sia nell'ingresso che sia nel piazzale, c'era il garage dei Vigili del Fuoco. Ci tenevano i mezzi i Vigili del Fuoco, perché l'autista di quei mezzi era Rossi, il babbo di Graziella e di Paola, Amleto, e pertanto le tenevano prima di tornare alle logge del Papa, cioè poi i garage le fecero alle logge del Papa. Le tenevano i mezzi lì nel Palazzo Bianchi, subito nell'immediato dopoguerra, ma forse anche negli ultimi della guerra, insomma, tenevano riparati lì. Che servito, perché c'era nel piazzale dei locali. Ma nel Palazzo Bianchi o nel Palazzo Bianchi? Ah, il Palazzo Bianchi. No, scusi, avevo capito. No, nel Palazzo Bianchi. Al Pavone, no. Nel Palazzo Bianchi. Nel Palazzo Bianchi ci tenevano i mezzi dei Vigili del Fuoco. Non lo sapevo. Sì, perché dentro il piazzale c'era dei locali che erano di proprietà del comune. Sì, perché, non so se ci sono sempre. Sì, perché, guardi, lo dico subito, perché ora è stato fino a 20 anni fa ci mettevano gli steccati e i materassi di piazza. Sì. E io l'ho visti e li uscivano, cioè li rimettevano a posto. C'era il deposito del comune, che ora poi ha comprato il notaio Coppini, quelli erano del comune. La zona Filisio Coppini, per intendersi, era tutta il comune, c'era il magazzino comunale, ci tenevano gli steccati, parte degli steccati di piazza e i materassi. Mi ricordo benissimo i vestiti che la mattina venivano a cucirli, i materassi, quelli non quelli di ora, quelli, i vecchi materassi, quelli di piazza. Tra l'altro Alberto ha detto che è nato, giustamente è nato lì vicino, anche io sono nato vicinissimo a Palazzo Bianchi, sono nato in Fiera Vecchia, sono nato in Fiera Vecchia e fortunatamente è nella parte della valle e fortunatamente è nel micro. questione punti di... Io tra l'altro nel Palazzo Bianchi ci ho avuto anche per diversi anni un appartamento, che non ho mai abitato perché l'avevo affittato, ed è sulle scale che c'è a fianco della statua, sì, all'ultimo piano, uh-huh, appartamentino piccolo, e c'era un bellissimo porticato che dava sui tetti, sì, una loggia che dava sui tetti, e la sovrintendenza mi autorizzò a chiuderla, uh-huh, e a ricrearci, ci fece una stanza bellissima, poi feci la bischerata di venderlo. E tra l'altro lo vendei all'allora senatore Loris Scricciolo del Partito Socialista, so se l'avete conosciuto. Poi ci sta il Castelli ora, il marito della figliola. Ci sta Andrea Castelli, è il marito della figliola. Perfetto. A posto. No, perfetto, torna tutto. Bene. Aspetta, c'è Andrea. Sì. Chiude la serata. Bene, allora se non avete altre curiosità, ringraziamo
calorosamente il nostro amico Paolo. Io ringrazio voi perché mi sono divertito. No, ma noi ci fa molto piacere, quindi ci fornite un po' questa cultura, ci deliziate, anche perché un po' il nostro scopo è questo qui, di tenerci vivi mantenendo sempre viva la curiosità. Bene, come al solito la nostra serata si chiude con il tè e un pochino di dolci, e quindi ringraziando di nuovo tutti voi e il nostro amico Paolo vi do una buona serata. Oh vai, c'è Lucia al lavorista. Ovvio. Ecco, spengiamo. Poi di quelle ti pare. Sì, ecco.